Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. A tutti, comunque la legislatura dura e secondo me Draghi non deve perdere tempo e andare avanti nella linea decisa di raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati. Il problema è molto semplice, l'abbiamo detto prima anche commentando le questioni di politica estera. Il governo paga tensioni e più si avvicinano le elezioni più le pagheranno, ma in particolare questa cosa inguardabile dell'esplosione o dell'implosione del Movimento 5 Stelle rischia veramente di non aiutarci su alcuni temi strategici e fondamentali a raggiungere gli obiettivi. Sì. Cioè, non è che il centrodestra non abbia problemi, ma ecco, lo diceva prima il direttore Tarquinio, dopo parliamo dei problemi del centrodestra, se mi lascia un secondo di tempo solo, prego, perché ognuno deve guardare anche a casa sua, però lo diceva prima Tarquinio, cioè, ma noi siamo alla follia. C'è un ministro degli esteri che è il titolare della politica estera, che si chiama Di Maio, che 4 anni e mezzo fa era il leader candidato del Movimento 5 Stelle. Il suo presidente adesso del Movimento 5 Stelle dice che la politica estera è tutta sbagliata e fa ancora il ministro degli esteri. Dice che bisogna avere Draghi in Parlamento e che bisogna votare, ogni forza politica lo può fare. Faccia un'unica cosa, faccia dimettere il ministro degli esteri e si porti una mozione in Parlamento e si vota. Si fa così in politica, non si fa in altro modo. E questa implosione. Poi il termovalorizzatore, ma è pensabile che un movimento, cioè che i ministri nel momento più importante della DL aiuti che stiamo facendo economico, lo ha detto prima il Tarquinio sulle tensioni sociali, non votino quel DL aiuti perché c'è il problema dell'accelerazione del termovalorizzatore. Ma scusè, è una bestemmia il termovalorizzatore? Lupi, non stiamo parlando, cioè siamo alla follia. Sì. Il centrodestra ha i suoi problemi, non è che non li qual ha. Qual è il problema che la preoccupa di più nel centrodestra, proprio in maniera secca? Il problema che mi preoccupa di più è che una coalizione, lo sentivo prima dalla collega del Partito Democratico, dovremmo fare una grande coalizione per sconfiggere la destra. Una coalizione non sta insieme una coalizione sta insieme se ritrova le ragioni positive di una proposta politica. La coalizione di centrodestra, nelle sue differenze, ha sempre trovato in un'unità, prima ancora su chi è il leader, chi non è il leader, queste cose, su un progetto, che piaccia o no, di governo del paese. Lo ha giocato sulle amministrazioni comunali, lo ha giocato nelle regionali, ha delle idee di fondo. Poi dico a Tarquinio che la realtà è testarda, per cui, come diceva un autore a me e a lui caro, e quindi poi alla fine le cose emergono nonostante tutto, e il realismo, la responsabilità, la concretezza, la serietà, anche perché se non si trova mano d'opera, dove si sbatte la testa? Poi qualche riflessione dovremmo anche fare su questo. Non c'è la dubbio. NASPI, cioè, quindi speriamo di lavorare in questo genere. Ieri ero a Palermo e lì è l'unica grande città dove abbiamo fatto un lavoro importante per ritornare all'unità. Vediamo gli esiti. Mi dice proprio, deve essere un tweet, mi dice la richiesta per il Lubiter di 6 anni per Berlusconi, che cos'è? Accanimento giudiziario? Guardi, ci dovrebbe spingere ancora di più a votare il referendum il 12 giugno, quindi è veramente una cosa incredibile, intollerabile, inaccettabile quello che sta facendo, come lo sciopero che poi non è riuscito dai magistrati, eccetera. Cioè bisogna avere la responsabilità di guardare bene al futuro e di riequilibrare la politica e la magistratura. In questa risposta sento comunque il forzista che era in lei, che diciamo. La Lega che sta stressando questo governo, quindi adesso anche la Lega. Ma io non è che difendo la Lega, dico solo che poi alla fine lo dico, scusami perché ero collegato ed era un casino. Mi scusi, si interrompo, non voglio farlo. Dico solo che, voglio dire, ognuno ha i suoi problemi. Cioè, io dico come centrodestra, se decidi di sostenere questo governo, te ne assumi la responsabilità e spieghi perché lo sostieni. Dal centrodestra fai le tue battaglie e le rivendichi queste battaglie, perché se vuoi stare con un piede all'opposizione o con un piede in maggioranza, alla fine non sei né maggioranza né opposizione e rischi di consegnare Draghi dico, a chi invece non fa niente, nessuno è giù. Allora chiudo con, a proposito di centrodestra, c'è un grande tema in sottofondo. Salvini poco fa ha detto il proporzionale, parliamo di legge elettorale, garantisce meno del maggioritario, e cambiare la legge a pochi mesi dal voto è poco rispettoso verso i cittadini. Chi vuol